Adesso voglio vendere in questo caso. Ho detto praticamente, non mi ricordo minimamente, adesso sovvenendo mi ricordo qualcosa. Poi ti ricordi il resto del cast? Eugenio Marinelli, Michela Vignatelli, Luca Dal Fabbro, Elio Zanuto, Glauco Onorato, Silvio Spaccesi, Franco Edoardi, Massimo Rossi, un certo Massimo Rossi, c'è in sala, sì, Pino Abendola e Mino Caprio. E allora, tutti ragazzi, tutti ragazzi, un sacco di ragazzi. Allora, prego. Io, quello che volevo dire, Mario era una persona splendida, però la cosa che a me piaceva molto di Mario è che era un rete, chi nasce attore, prima cosa. Attore di teatro, si l'ha detto. Io ho visto nel Matatore Fantasma, le dico del puntate. Televisione ho visto, quello era Mario, per dire. Ecco, la cosa bella di Mario, Mario andava a teatro, andava a teatro a vedere gli attori. A me, perché io iniziavo a fare il doppiaggio molto anche? Perché Mario mi veniva a vedere a teatro e mi cominciò a chiamare, fare piccole cose, i brusì, tutte queste cose qua. Poi da piano mi ha fatto sempre fare. Però la cosa bella è che una volta che mi amava gli attori, una cosa che amava, gli piaceva, ci lavorava volentieri, cioè Mario, quando, che poi come una volta adesso non si fa quasi più, il direttore spesso veniva in sala. Adesso non veniva quasi più. Veniva in sala per spiegarti il personaggio, per spiegarti come era la battuta, come doveva essere detta, come doveva essere detta. E quindi c'era proprio il vedere, cioè e ti portava sempre lui, ti accompagnava, non era mai, cioè poteva nervosirsi qualche volta, sempre. Una volta mi ricordo che, cioè io non riuscivo a fare una cosa, non ci riuscivo, adesso non mi ricordo che film era. E lui, lo vedevo che era un po' così, poi mi ha chiamato di là, mi ha detto, allora guarda, così diciamo, mi ha parlato, se lo feci per dire, tranquillamente, e poi, vabbè, adesso andiamo, rifacciamolo, e poi vedo tutto quanto benissimo. Quindi questa era la cosa bella soprattutto. Poi volevo dire una cosa carina, perché una volta ci incontrammo in treno, io andavo con la mia fidanzata in qualche teatro, e lui si fermò e mi fece vedere, ti faccio vedere le mie bambine all'epoca. E io, e lui da sotto, io stavo dal treno perché io proseguivo, e lui ha detto, ma è tutto contento, tutto sorprendente, sono le mie bambine, Quindi insomma una gran bella persona, un uomo che sapeva lavorava, che amava, che lavorare, che amava il proprio lavoro. Microfono. E beh, mi si sente anche così! Ma certo! E... a teatro! E, allora, e insomma, era una persona splendida, una persona che amava il lavoro, amava le persone, amava lavorare con gli attori, insomma era molto piacevole, era molto 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 piacevole. I clienti bussavano e chiedevano, signor Mandrisi, posso stare qua qualche ora, assistere un pochettino? Va bene, grazie. Grazie a te, Luca, grazie.